Bella a tutti ragazzi, sta arrivando la prima patch di aggiornamento per Fallout 76 del 2019, è già uscita su PC e ora andremo a vedere e uscirà su PS4 per la prossima settimana. Questa è una nuova tipologia di video perché cercherò di farli un pochetto più rapidi, anche perché se deve essere un aggiornamento sulla patch dove io ci metto una settimana per montarlo, perché vi faccio vedere tutti i più minimi dettagli delle cose. Ci sto 2 settimane e poi diventa inutile perché ormai è già uscita, già sapete tutto, quindi deve essere una cosa repentina. Quindi mo vi informerò su tutto quello in generale che verrà aggiunto e verrà aggiustato. Vi dico già da subito le cose più importanti, brutte notizie che arrivano, soprattutto per noi giocatori di alto livello, è che i gol luminescenti è stato, ahimè, finalmente, perché era un po' buggato, abbassato i punti esperienza che davano. Perché non so se vi ricordate che ognuno erano. Se ci avevamo tutto al massimo e prendiamo più il 15% dei punti esperienza, i succhi, le varie cose che ti fanno via più punti esperienza, arrivavi a prendere 500 punti esperienza l'uno, quindi se ne ammazzavi 4 con colpo erano 2500, 2000 punti esperienza, certe volte ne ammazzavi pure 6-7, cioè si saliva velocissimi. Però è stata patchata, mo ne daranno probabilmente molti di meno, sui 100-150 secondo me, ancora non ho testato. Comunque dopo lo andrò a vedere. E la data precisa che uscirà su PS4 non si sa, ma vi avvertirò, metterò un commento appena ci saranno notizie. Comunque venite qui sul video, sotto troverete il mio commento messo fisso in alto e vi informerò appena ci saranno notizie. Comunque andate e lo leggete. Ok, andiamo a vedere. Di base le migliorie sono arrivate, per lo più i problemi erano relativi ai talenti, alle armi, alle creazioni e altro. È uscita già su PC, molti si sono lamentati e dicono: non è perché su PC esce prima, ma io penso sia anche perché su PC la situazione è molto più tranquilla, cioè ci stanno molti meno problemi, quindi è minore il lavoro, anche perché pesa 500 mega su PC e arriverà 700 veramente, e arriverà intorno ai 4 giga su PS4 invece. Voci di corridoio. Comunque andiamo a vedere l'armatura atomica. La luce dell'armatura atomica è stata aumentata finalmente, per quanto era figo l'effetto horror che dava, Però fa un po' più luce perché comunque face più 10 volte più luce col Pip-Boy. Abbiamo migliorato le prestazioni, speriamo. La stabilità, soprattutto dei server, è stata migliorata. Questo qua, fino a mo' su PC la situazione è tranquilla, su Xbox va meglio, su PS4 normale a 500 giga è un casino, tipo la mia. Siamo messi malissimo. È un apparato molto, molto meno forte, ovviamente, molto meno potente. Power, come dice Jeremy Clarkson, The Top Gear. Così, è molto meno potente, detto proprio semplicemente, una PS4 confronto a un PC da gaming da 2000 euro, cioè è ovvio. Sul PC infatti è un gioco che gira bene. Perché come sappiamo, giochi come Fallout 4, Fallout 76 comunque pesano. Sembrano, uno dice, c'è la grafica peggiore, ma regà, pesano una cifra. Le texture, quando so ad alta risoluzione, comunque va a finire che pesano. Soprattutto sulla scheda video e sulla CPU. Allora, bilanciamento. La modifica delle canne... che ho detto? Le modifiche... Modifica canne a caricamento. Sono stati aumentati i danni bonus del laser Gatling dotato di modifiche a canne. Ah, ok, prima non... Tu modificavi ma non faceva effetto. Tutte le cose che leggerò, ovviamente prima non funzionavano, ragazzi. O comunque c'avevano dei problemi e sono stati risolti. I luminescenti faranno meno danno, già l'ho detto. È stata ridotta la probabilità di generazione di nuclei di fusione dai generatori. Quindi quei generatori, penso, degli insediamenti fissi. Le forcine, ragazzi, finalmente pesano 0,001, perché pesavano 0,1, di conseguenza con 100 forcine era 1 chilo, che cioè 100 forcine so così erano 20 grammi. Per quanto mi sa che 100 forcine erano 10 kg, non vorrei sbagliare, ma 0,1 PvP. L'apertura dei contenitori chiusi finalmente farà entrare in PvP. Prima invece, quando tu aprivi un contenitore, non entravi in PvP, ma l'avversario che aveva aperto il contenitore gli veniva una taglia da 5 e rubava la roba, aumentava. Figa sta cosa, già mi è capitato, infatti mo vi metterò una clip. E adesso invece entri prima in PvP, invece se poi ruba, penso gli venga messa la taglia. Quindi quando noi soprattutto facciamo gli insediamenti fissi, soprattutto ragazzi, chiudere a chiave si fa con L2 quando abbiamo aperto il camp. Cioè apri il camp, ti avvicini a una porta e metti la serratura con una molla e un chiodo per fare quella da uno, e più oggetti si usano per fare
le serrature da 3, che ormai se stai a livello alto li scassinano tutti, però comunque almeno li puoi uccidere mentre stanno a scassinare, entri in PvP e li ammazzi in automatico. Generali, sistemi. È stato risolto un problema che permetteva di duplicare gli oggetti. Dai a tutti, speriamo che non ne trovino altri. Reimpostare i comandi sui valori predefiniti non rende più inutilizzabile gran parte dei comandi. Ah, quindi uno se si metteva a modificare e ritornava sui valori predefiniti, non funzionava più il joystick. Ok, PC, comandi. Questo è tutto su PC. È stato risolto un problema in cui i comandi del menu impostazioni non venivano aggiornati. Sistemi, è stato risolto un problema in cui certi modifiche per armature causavano la riduzione del peso se messe e rimesse. Vi ricordate? Cioè, tu lo mettevi, lo levavi, ogni volta scendevi in negativo e una certa. È capitato a qualcuno che è riuscito a fare sto glitch, cioè a molti dopo. Io, come al solito, raga, proprio zero glitch, zero. Anche per una cosa mia murale, non per altro. Poi il gioco è vero che molti mi dicono: vabbè, ma se è così facile usare un glitch è normale che lo uso. Ma se te si rovina il gioco a te. Non è che gli si rovina a loro. Dopo, se tu vai in giro con 5.000 di peso, non c'è più gusto. Cioè, che cazzo vai a fa'? A me non mi piace come cosa. Poi, vabbè, molti dicono, come diceva Socrate. No, com'era la frase? Chi era? Non era Socrate. Non mi ricordo chi era, ma quando la legge non vieta una cosa, dovrebbe essere la vergogna a farvela vietare. Le radiazioni non saranno più rimosse morendo ripetutamente, quindi penso la prima volta che muori te le rimuovono, però se lo continui a fare non te le levi tutte così. Che cazzo di gusto c'è a farsi uccidere da qualcuno per levarsi le radiazioni, cioè. Vabbè, comunque l'hanno risolto sto problema. Comunque qua vediamo che le variabili sono milioni, quindi io penso che con dei beta tester sarebbe uscito nel 2030 sto gioco, praticamente. Con tutte le persone che stanno giocando stanno uscendo una marea di problematiche che cambiano in base a mille piccoli particolari. È stato risolto un problema in cui i giocatori potevano incastrarsi nella geometria del mondo dopo il viaggio rapido, quindi non dovrebbe succedere più. È stato risolto un problema per cui percuotere un nemico con un fucile sparachiodi o la balestra aggiungeva proiettili nell'inventario del nemico. Queste cose stranissime. Il fucile a leva adesso ricarica tutte le munizioni. Come l'animazione, cioè magari prima l'animazione erano 7, ma nel caricatore te ne metteva 8, quindi era brutto da vedere. La fibra balistica ora è un requisito. Mo servirà una cifra la fibra balistica. Ora è un requisito per cre la creazione di armature di livello 25 o superiore. Quindi se devi fare armature sopra il livello 25 devi trovare la fibra balistica. Che si trova uccidendo gli striscianti. Gli striscianti, i Mirlock, quelli tipo mantide religiosa. Allora. La quantità di componenti richiede per riparare l'equipaggiamento di livello medio e alto sono state ridotte fino al 20%. Ah, meno male. Nota agli sviluppatori, i costi per le riparazioni sono piuttosto sostenuti e dato che scalano con il livello c'è margine per ridurli a livelli più alti, più elevati. Vabbè, sì, è vero. Dato che scalano con il livello, vuol dire scalano. Boh. Vabbè, penso che prendiamo pure carte per farli abbassare pure per quello. La ricetta per mucchi di acido ora richiede 15 unità di acido invece di 10. Creazione. La massa temprata non viene più riciclata quando si seleziona, ricicla tutti i materiali. Ah, ok, la massa temprata che è la carne che si mangia. I costi di riparazioni sono stati ridotti sia per armi sia per armature. Ottima notizia questa. Fammi vedere se sto riprendendo, mi è venuto il dubbio. La fibra balistica. Ah, adesso solo per quelli di livello 25. Allora è più facile la cosa. La fibra balistica adesso è richiesta per la creazione di armature dal livello 25 anziché dal 20. Quindi diciamo è più facilitata la cosa allora. È stato risolto un problema per cui i nemici presso alcune officine entravano in gioco sottoterra rendendo l'officina non rivendicabile. Ah, sì, mi è capitato. Ok, lo spawn tipo di cani oppure di ratti talpa che attaccavano le officine da sottoterra, distruggevano gli oggetti invece di salire, li attaccavano da sotto. Quindi, come li ammazzi? Una cosa che mi ha dato da fastidio da morire, però mi è successa una volta, per fortuna a me. È stato risolto un problema per cui gli oggetti nelle officine a volte fluttuavano nell'aria chiudendo il menu delle officine. Questa qua è tipo l'officina di Harry Potter, Hogwarts. Distruggere mangiatoi insieme a. Ecco, guardate qua i particolari, le variabili che si possono creare. Distruggere la mangiatoia insieme al raccoglitore di fertilizzante non impedisce più la riparazione di quell'oggetto. Cioè, tu puoi riparare tutto, ma se questi oggetti stanno vicini, non ti fa riparare. Non se ne erano accorti, mo l'hanno risolto.
Allora, camp, officine, è stato risolto un problema che generava un errore non supportato tentando di posizionare un palo alto o basso sotto un tetto. Progetto, è stato risolto un problema per cui il costo dei cavi non veniva considerato per il deposito dei progetti. Ok, questa mi capitava pure a me, che non ti chiedeva il rame. È stato risolto un problema per cui alcuni oggetti non potevano essere riciclati dalla scheda depositati. Ah, ok. Quando siamo con il camp, cioè, ci sono i depositi di oggetti che abbiamo costruito in altri camp e possiamo riposizionarli o possiamo riciclarli direttamente da lì. Prima questi oggetti andavano messi e poi riciclati perché si erano buggati. Sfide. Sfide giornaliere. È stato risolto un problema relativo alla missione raccogli fiori da campo. No, aspetta, sto perdendo, scusate. Sfida giornaliere. È stato risolto un problema. Io ho sta luce nell'occhio, non riesco a leggere. È stato risolto un problema per cui diverse sfide giornaliere non venivano proposte in alcuni giorni. Nota dello sviluppatori, le sfide comprendevano raccogli fiori di campo. Allegria, che divertimento. Raccogli piante e frutto mutato. Raccogli piante selvatiche e funghi. È stato risolto un problema per cui non venivano calcolati i fiori che venivano raccolti. È stato risolto il problema riguardante le sfide giornaliere notturne. Ora verrà notato che sono state fatte di notte. È stato risolto un problema che impediva ad alcune sfide della modalità foto di essere completate dal programma, mentre siamo in modalità foto. Un altro problema che impediva alcune sfide di tipo statuetta sono state risolte. È stato risolto un problema. Mossa, ce l'ho qua. Risultavano erroneamente completate. Vabbè, varie sulle sfide. Qua hanno risolto svariati problemi. Spero siano tutti, o che non escano altri. Alcune Andiamo, sfide vediamo che vuole. eterne venivano annullate dopo la disconnessione, tipo quelle che ti danno gli atomi. I nemici, robot, è stato risolto un problema che rientro troppo frequente di robot da Whispering. No, mi ero affezionato. C'è Salve, una falena! buongiorno signore. Buongiorno, 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 buongiorno. Tu diceva no in 40, una certa. Ci avevi 80, buongiorno signore, un piacere vederlo, un piacere vederla. Fastidio. Gli ardenti hanno risolto tutti i problemi relativi all'armi, finalmente, quindi. Le armi ora non. Prima se gli sparavi una gamba, invece di rimanere fermi lì e spararti, rimanevano fermi ma non ti sparavano più. Ora ti sparano. In più hanno risolto il problema per la felicità di quei due sul server che gli dava troppo fastidio. Dai, era comprensibile questo in effetti, che ti sparavano, tu eri lì, ma certi col fucile ce l'avevano puntato di qua. Anche se non è che capitava sempre, ogni tanto capitava. È stato risolto un problema per cui gli ardenti usavano armi invisibili. Pure questo è stato risolto un problema per cui le mani degli ardenti comparivano particelle fluttuanti dopo la loro uccisione. Io pensavo facesse parte del gioco, non che fosse un bug questo. Quando morivi uscisse un po' di quella cosa di spore che c'hanno loro. Invece è un bug. Oggetti. È stato risolto un problema per cui i giocatori che uscivano dall'armatura atomica risultavano deformati e non potevano più rientrare. No, ormai eravamo affezionati a quella cosa. Cioè, io ho certi momenti di una comicità, ma pure quando stai dentro, eh. Cioè, tu non vedi l'armatura atomica della persona, vedi solo la persona, l'armatura diventa trasparente, ma loro stanno dentro tutto lungo. Era stato risolto su PS4, su Fallout 4, si è ripresentato su Fallout 76, ma l'hanno ririsolto. Noi lo chiamavamo effetto Wendigo. Perché sembri un Wendigo in effetti. È stato risolto un problema che impediva ai fucili Gauss di essere identificato come fucile. Ah, quindi vedi, non faceva effetto l'abilità dei talenti di fucile. Ok, meno male. Infatti io dicevo, ho messo fucile Gauss, mi pareva un po' scrauso, faceva pochi danni. Allora, distributori e munizioni. È stato risolto un problema per cui alcuni distributori e munizioni vendevano solo parti per le riparazioni. Così, boicottaggio. Fucili da caccia leggendari ora vengono forniti come bottino. Fucili da caccia leggendari, in effetti, non l'avevo mai beccato. Non ci avevo fatto caso, però. È stato risolto un problema. Leggendari, è stato risolto un problema per cui il bastone, quando riciclato, forniva materiali per un valore pari al suo costo di creazione. Che cacchio urli? È stato risolto un problema per cui il bastone, quando riciclato, forniva materiali per un valore pari al costo, e che è un errore. Che cazzo, chi è che ha notato sta cosa? Ah, i materiali valgono quanto lo stesso bastone se venduto. Sti cazzi. Boh, forse ho capito male. È stato risolto un problema per cui alcuni pezzi dell'armatura capiente per il torace reimpostavano il peso trasportabile al suo valore in base alla riconnessione del gioco. Armi lanciagranate M79 ora è considerato un'arma esplosiva dei talenti, non più un fucile a pompa. Ma come era considerato un fucile a pompa?
Delle cose stranissime. Nuclei di fusione. È stato risolto un problema per cui generatori e nuclei di fusione producevano nuclei con una frequenza inferiore a quella prevista. Ora generano 8 nuclei l'ora. Prima ne faceva uno. C'era scritto, però era poco in effetti. Meno male. Però i nuclei, io ne consumo pochissimi. Sarà che non ho ancora il jetpack. Uova di Mirlock. Raccogliere uova di Mirlock ora non fornisce 2 uova singole. Ah vabbè, è uno perché ne raccogli uno. No, dal nido, va bene, raccogli uno e te ne trovi due, in effetti è strano. È stato risolto un problema per cui varie modifiche per il castello calibrato da combattimento non ottenevano bonus relativi al talento per i fucili automatici. Ah, no, no, oh. Con la K a me funzionava, non so altre armi. Con la K funzionava, perché tu quando cambi il cestello da manuale a quello automatico devi cambiare carta da fuciliere a fuciliere automatico a fuciliere semiautomatico a quello automatico, insomma. Non mi ricordo il nome. I nuclei di fusione non si ricaricano più al massimo dopo l'ingresso di un altro mondo. Ecco perché io cambio server a manetta. Vado sempre da qualcuno e dico, quello allora mi si ricaricava. Ok, non succederà più. Si sta sistemando davvero, stavolta una marea di cose sono state aggiustate. Ottieni il carico di scorte. L'evento, ottieni il carico di scorte. Ora rimuove l'olonastro dopo averlo utilizzato. Ah, ok. Mouse. Abagadaus! Stava a cadere il mouse. Ottieni il carico di scorte. L'evento, ottieni il carico di scorte. Ora rimuove l'olonastro dopo averlo utilizzato. Quindi non... io per quello ce ne avevo 40 allora, ok. Perché uno c'ha tanti olonastri, mo adesso ce li leveranno tutte per fortuna. Quando lo utilizziamo è inutilizzabile. Le ricompense per le missioni giornaliere del silo ora possono essere ottenute solo una volta al giorno. Ok. L'evento linee di sabbia è l'evento dove arriva una bestia ardente, arrivano varie bestie ardenti e noi le dobbiamo uccidere. Sono delle trappole lasciate dalla confraternita d'acciaio, progettate da loro insieme a ai stati liberi. Ah ok, se uno l'aveva l'evento inizia perché l'oggetto è rotto. Se lo trovate già riparato, era un bug, adesso l'evento inizierà comunque. In merito alla missione, regolarmente è stato risolto il problema dell'obiettivo di recuperare la posta che impediva di completare la missione ai giocatori che avevano cambiato mondo. I talenti sono stati... ah, meno male. Sono stati sistemati i seguenti talenti. Questa è una dei più importanti. Stoicismo ora riduce l'aumento della fame e della sete, come doveva essere da missione. Overdrive. È stato risolto un problema per cui Overdrive non aumentava correttamente la percentuale di probabilità del colpo critico. Non me ne ricordo. Speravo funzionasse. Chirurgo ciarlatano. Non pensavo che ero sfortunato io. Non permette più di rianimare giocatori ostili. Ah. Banda di mostri. E prima infatti con quello là li rianimavi e poi gli sparavi. Pensavo se potesse fare, capito? Gli butti l'alcol, lo risvegli e lo ammazzi di nuovo. Gli effetti di questo talento, banda di mostri, gli effetti di questo talento ora si adeguano al numero di compagni di squadra. Senza mutazioni, ok. Prima ti capitava certe volte che se avevi uno mutato e due non mutati ti dava comunque l'effetto completo, come se l'intera squadra fosse mutata. Questa è una delle più importanti, anche perché i malus non te li cambiava. Succedeva una cosa strana, saltavi alto 20 metri ma cadevi veloce e non faceva effetto altre mutazioni che ti fanno cadere lento, quindi morivi. Allora, ignifugo. Ah no, rifrattore, è stato risolto un problema per cui ogni grado di rifrattore raddoppiava la resistenza alle energie invece di aggiungere solo più 20 come indicato nella descrizione. Cazzo, era buono ignifugo allora. Rifrattore. Ignifugo ora riduce i danni da esplosioni e fiamme del 15%. Ah, buono, aggiunge pure l'esplosione. Del 15% per grado. Questa non è una cosa da sottovalutare, ragazzi, perché la Bethesda molto intelligentemente, invece di nerfare, come cacchio si dice, di abbassare il danno del fucile a pompa esplosivo, delle armi esplosive, come tutti dicevano, ha intelligentemente dato la possibilità al giocatore di scegliere una carta che abbasserà i danni di quelle armi quando saremo in PvP. Cioè, un'esplosione adesso con questa carta ci farà il 45% di danni in meno. Quindi sembra che hanno risolto intelligentemente il problema dei one shot, cioè dei giocatori che in PvP ti shottavano, cioè me e altri che hanno armi doppio colpo esplosivo. Componente del macellaio. È stato risolto un problema che permetteva al talento di attivarsi nuovamente su una creatura già ispezionata. Abilità che non ho mai preso questa. Casa dolce casa ora funziona correttamente quando si è presso un'officina pubblica
rivendicata. Festaiolo ora fornisce effetti alcolici attivi al giocatore. Dai a tutti, Festaiolo è bellissimo. PvP a squadre, ragazzi. Qua vediamo, roba interessante. A proposito delle squadre, non si potrà più bloccare un giocatore che attacca un'officina, perché molti, se non la sapevo sta cosa, ma molti pure un po' infami, praticamente se uno ti attaccava l'officina, invece di entrarci in PvP e difendere l'officina, li bloccavano e di conseguenza quelli non potevano più interagire con loro. Mo' invece, se hai bloccato qualcuno, ti può comunque distruggere l'officina. Questo è un po' un problema, perché ho bloccato una ventina di giocatori imbecilli che mi vengono a sparare tutto il tempo, che poi non ti fanno danni, quindi è pure inutile, ma stanno là tre quarti d'ora, sono bambini penso, a spararti. Facevo, ciccio, sto leggendo un terminale, devo fare una clip, ti levi dal cazzo, dove spara. Magari certi stanno pure a livello 40, cioè li shotterei con un attimo. Però non me va manco, perché poi fanno vendetta, quindi ritornano, è pure peggio. Allora, torrette. Le torrette presso le officine ora attaccheranno i giocatori con cui il proprietario è in conflitto PvP. Ah, ok, buono. Allora, altra cosa interessante che dovrebbero mettere, e spero la mettano, la possibilità di mettere proprio il PvP disabilitato del tutto, perché è strarichiesto. Per persone come me è importante. Per altri magari rovina pure un po' il gioco, secondo me, perché comunque è interessante, te vengono a non per caso. Secondo me sarebbe da peggiorarlo il PvP, da farlo ancora più cattivo, cioè proprio che se ti uccido te levo pure delle armi, te levo pure altri oggetti, non tutti, tipo non quello che è equipaggiato, ma tutti i materiali, tutte le armature, oggetti non principali di missione, ma tante cose io farei perdere. Sarebbe molto più pericoloso e soprattutto non puoi tirarti indietro, cioè se ti attacco muori, oppure disabilitarlo completamente, sarebbe meglio. Sistemi, perché comunque è molto PvE, molto pure interessante il PvE, aiutarsi a vicenda, aiutare quelli meno forti, io mi diverto molto a portare in giro quelli di livello 20, così, capito, è divertente. Bloccare il giocatore silenzierà anche la chat di prossimità, è stato risolto un problema per cui i giocatori potevano vedere l'inventario di un altro giocatore prima che accettasse di commerciare, è stato risolto un problema per cui il menu di trasferimento del deposito risultava vuoto dopo aver commerciato con un altro giocatore in precedenza. E gli steampack con valore 0 adesso, se sono finiti, insomma, non puoi più cliccare usa mentre sei in modalità commercio, quindi c'era gente che si curava commerciando con un amico che non aveva più steampack, allora mettevi usa. Se reinventano di tutti i colori, comunque, non so come fanno a scoprirlo. È stato risolto un problema per cui il limite massimo di 5.000 tappi negli scambi tra giocatori poteva essere rimosso e si poteva, penso, dare ancora più tappi. Mo' adesso il limite è 5.000 per ogni transazione. È stato risolto un problema della chat audio per cui non funzionava correttamente dopo l'uscita dal negozio atomico. Ah, vedi, allora è il negozio atomico. Mi è capitato che non riuscivo a parlare, vi ricordate? In una live, non capivamo, sono uscito e rientrato, poi ho spento il gioco, sono rientrato e funzionava. Vabbè. È stato risolto un problema per cui alcuni contenuti del negozio atomico non venivano gli effetti sonori. Vedete che i bug stanno anche nel negozio atomico, non è vero che lì funziona tutto. L'effetto sonoro di Babbo Natale che saluta ora viene riprodotto solo quando è acceso. Ma che cos'è sta cosa? Chi l'ha comprato? Il Babbo Natale che saluta? Ma la gente spende i soldi per cose inutili. Oltre, vabbè, li puoi guadagnare con gli atomi. Se li avete guadagnati con gli atomi, giocando ci sta. Però se avete speso 20 euro per comprare questa roba, io vi vergogno per voi. Interfaccia. Molti si lamentano poi. Io preferivo pagare i DLC, ma che questi contenuti fossero gratuiti per tutti. Ma come? Riusciamo ad avere i DLC gratis sfruttando dei deficienti che spendono soldi per comprare cose inutili? Senza offesa, E chi lo fa? Però per me è un po' da scemi. Cioè, giochi un po' e te li guadagni. Poi se sei miliardario non te ne frega un cazzo se spende 100 euro per comprarti la maglietta di grata o leopardata, che poi pure tamarra a morte. L'armatura atomica militare, cioè delle cose tremende. Allora, PC, abbiamo quasi finito, ragazzi. È stato risolto un problema per cui il zoom delle armi con mirino non funzionava correttamente dopo aver modificato il valore di campo visivo predefinito. Hanno risolto, quindi quando cambiavate il FOV, adesso ho capito cos'è. PvP è stato risolto un problema per cui il messaggio relativo al PvP veniva visualizzato ripetutamente mentre gli stessi giocatori stavano già combattendo tra loro. Ok, questo mi è capitato. Ok, e abbiamo finito, ragazzi. Questi sono gli aggiornamenti previsti per oggi
per PC e per la prossima settimana per PS4 e Xbox. Questo è tutto, se mi sono scordato qualcosa leggerete tutto, metto tutto sui commenti, quando mi sbaglio dico una qualche cavolata sotto di solito metto nel commento fissato anche 3-4 giorni dopo, quando me ne accorgo, regà, correggo qua con l'asterisco, è sbagliato, quindi magari controllate tra qualche giorno, anche perché metterò la data dell'uscita per PS4. Spero che questo video, che si autodistruggerà fra una ventina di giorni perché non servirà più, non vi abbia troppo annoiato e ci vediamo alla prossima, anche perché non è un video, insomma, che ci ho lavorato troppo, è stato abbastanza semplice, come vanno quasi tutti gli youtuber poi, io non sono abituato, di solito mi incastro a il fotogramma, devo riesportare tutto perché c'è un buchettino nero, un problemino, io ci sto i giorni per fare i montaggi, quindi è così. E niente, comunque di nuovo, grazie a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima. Se mi seguite domani sono in live su... domani, oggi, se lo carico domani, sono in live su Twitch, quindi seguitemi su Twitch. E dai a tutti, ciao ragazzi, alla prossima. Belli, ciao belli.